Questa azienda nasce nei primissimi anni 80, nella fattispecie nell'82, e si prefigge di allevare ape nera siciliana. Produce un miele particolare, più ricco di antiossidanti. È un'ape che resiste molto bene alle malattie ed è un'ape che lavora bene anche alle alte temperature. L'azienda nasce su un'intuizione sia mia che di mia moglie, allora fidanzata, che abbiamo scommesso prima di tutto sulla sicilianità. Quindi abbiamo deciso di fare una produzione che in Sicilia, rispetto a tutte le altre parti d'Europa, aveva una gratificazione maggiore. I mieli che noi produciamo sono il millefiori, ma riusciamo a fare anche degli ottimi monoflora, tipo la sulla, poi riusciamo a fare anche l'eucaliptus nel mese di luglio-agosto. Noi siamo produzione biologica, quindi le api li teniamo solo in posti deputati e controllati, sia dall'ente certificatore che deve rispettare quelli che sono i parametri del regolamento CE. Noi pratichiamo una apicoltura razionale, cioè noi abbiamo le arnie razionali che diciamo sono state messe in produzione da circa 100 anni. Abbiamo i telaini mobili, nel senso che noi possiamo manipolare il favo secondo la nostra esigenza. Però noi in azienda abbiamo anche una via di mezzo. La via di mezzo è la top bar, un'arnia che ha il favo che viene prodotto naturalmente dall'ape. Il pregio di quest'arnia qual è? Che la cera che loro producono è interamente prodotta dalle api, non c'è nessuna contaminazione dell'uomo, e quindi questo è un grandissimo pregio per il miele, che è abbastanza poi più, come dire, naturale. Le api, dopo che hanno prodotto il miele nei melari, questo è il melario dove praticamente è il magazzino dell'arnia, la prima operazione che noi facciamo è staccarli dal melario. L'altra operazione che noi necessita fare è di disopercolare, cioè levare quella parte di cera che le api hanno messo per sigillare e conservare il miele. Dopo la macchina automaticamente sistema in questo magazzino, e l'ulteriore operazione è quella della smielatura vera e propria. Si prende manualmente questo favo, si mette in questa macchina che si chiama smielatore, e quindi per forza centrifuga il miele a freddo viene proiettato nelle pareti e viene raccolto in una vasca. Dopo che viene raccolto in questa vasca, diciamo, il miele deve essere filtrato e quindi va nei maturatori. Dopo che va nei maturatori, lo facciamo riposare per farlo decantare. Dopo aver riposato 10-15 giorni, il miele viene automaticamente invasettato. Oggi possiamo dire che siamo soddisfatti, perché vediamo in questa azienda un futuro. Siamo riusciti a coinvolgere in questa avventura sia i figli, sia i generi ed altri amici che hanno una passione, possiamo dire, superiore a quella nostra. E quindi questo ci dice che noi avremmo anche un futuro ancora nell'apicoltura.